My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big row ass man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get hundred dollar credit on your next ad campaign. Go to LinkedIn.com slash results to claim your credit. That's LinkedIn.com slash results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. E lo dì che fa parlare un po' di sé per motivi musicali. Dopo che l'abbiamo vista snobbare un po' di fotografi al Festival del Cinema di Roma. Eh, diciamo che lo dice, ha sempre quell'atteggiamento da un po' di tempo a questa parte: del tipo: <ride> Eh sì, sono io. <ride> Proprio io, <ride> quella Roblino eh, che un po' sta iniziando a. Insomma, a parte le, le, le super fan, i super fan, sta un po' iniziando a infastidire quando sei un personaggio così eh, grosso, perché comunque è, è veramente famosissima, ehm, però vabbè, ci sono anche mille retroscena, nel senso che questa è la parte brutta della fama, quando parti da ragazza di borgata senza niente, fai un po' fatica, no, ma non è perché la voglio attaccare che fa sempre anche un sacco di dichiarazioni. Io dico che i cantanti, gli attori, gli interpreti, non è che siccome c'hai popolarità, fama, ciò che dici è interessante o è a livello intellettuale rilevante, cioè il pensiero di Elodie sulle donne, sulle cose, veramente lascia il tempo che trova. Perché vive un mondo dopato dai consensi, quindi voglio dire, una, una critica fatta bene invece deriva proprio dal contrasto, eh, dal contrario del consenso, dallo studio, dalle, dalle cose. Poi non è che dici, lo dico comunque, insomma gran parte del suo successo lo deve a un prodotto che le è stato creato attorno. Quindi diciamo che non è una persona eh, da cui bisogna cercare il discorso intellettuale, quindi, per questo motivo, un po' insomma, ci tenevo a dire la mia sul fatto che deve far musica. E quindi, brava, che torna a far musica. Un bel singolo con il tizianone ferro nazionale. Che, tra l'altro, è dal 2003-2023 che non lancia un singolo. Nel 2003 c'è stato il ventenario di, del suo disco 111, spettacolare, mamma mia che spettacolo, eh, che dischi che ci hanno proprio cresciuto, allevato e creato un gusto musicale e sicuramente tornare in scena, tornare in piazza con Elodie è un'ottima, eccellente mossa anche se come sappiamo insomma i singoli oggi devono avere anche un, un, una caratura che poi duri nel tempo perché altrimenti hai il boss iniziale e poi eh, rimane lì insomma magari fai quelle 3, 4, 5 anche 7 milioni che rimane lì però nel senso io penso che Tiziano Ferro adesso è il momento che lancia una di quelle hit a livello di catalogo eh, da, da 20 30, 40 milioni che, che gli rimane a livello di posizionamento quindi ottima scelta Delta e spero che veramente sia un singolo um, profondo, intimo, perché sono due artisti che se, se sviscerano il loro essere e lo fanno eh, in maniera anche leggera e colorata, però comunque. Eh, in maniera sincera e eh, eh intimista secondo me sono due artisti che, che possono fare un singolo che, che rimane cioè non devono per forza fare magari una, una puttanata in stile itestiva ecco per, perché ci sono artisti che devono fare per forza quella eh, spesso Elodie è rientrata in quella categoria insomma una coppia importante che sicuramente monopolizza in qualche modo le uscite di questa settimana e vediamo, vediamo perché c'è un grosso potenziale a livello di hit. Ma spesso e volentieri. Eh, proprio per questa lune di consensi, quella roba che dici facciamo: che okay, è bellissima, bravissima. Spesso e volentieri magari eh, i nomi sono più grandi della canzone stessa. Invece, secondo me, devono fare una canzone che eh, superi in qualche modo i loro nomi. Magari per un istante. Feeling il titolo. Può dare delle ottime vibes, questo sì. Sono Elena di Voice, ecco per te un consiglio dal Voice Network. Ciao, se sei un appassionato di storie oscure dal passato, fermati un attimo. Ho una notizia per te. Mi chiamo Noemi De Falco e sono l'autrice e la voce narrante del podcast Ombre, Leggende Metropolitane. Dal 31 ottobre per 8 giovedì ti condurrò nelle viscere dei misteri e delle leggende metropolitane di 8 città italiane. Ti aspetto su tutte le piattaforme audio.